can't afford to be late. The animal tried to close his eyes. Dream the night of beautiful light. Could animal win to shatter the sky? Never happened to me without in my eyes. Ciao amici di Under Metal Flag, oggi siamo con I Disagio per una nostra video intervista da remoto, in presenza. E con noi c'è Savino, che è il portavoce della band, che tra l'altro è il fondatore. E ciao Savino, benvenuto. E I Disagio hanno quasi raggiunto i 30 anni di esistenza, quindi parliamo di una band che possiamo definire effettivamente storica per il metal italiano. Vuoi raccontarci come siete nati, e chi siete stati e cosa siete oggi? Ciao, ciao a tutti. Ciao e grazie per questa opportunità. Allora, come siamo nati? Siamo nati nel 93. Io e il chitarrista venivamo da un'altra esperienza di band dedita a pezzi cover, Napalm Death, Morbid Angel e così via. Abbiamo deciso di staccarci per prendere un'altra strada, innanzitutto non quella della cover band, perché non ci interessava. E da lì sono successe parecchie cose, perché sono quasi 30 anni ormai, e quindi anche riuscire a mantenere un ordine cronologico non è sempre semplice. E comunque sostanzialmente nel 94 abbiamo fatto uscire poi il primo demo tape su cassetta e abbiamo fatto circa 400-500 copie, ora non ricordo, che sono andate a ruba, diciamo, negli anni. Dopodiché sono cominciati i primi azzoppamenti, cioè nel senso, batterista dopo mica tanto se ne va, cerca un altro batterista. C'è stato un po' un susseguirsi di cose che mi hanno accompagnato per 30 anni, e difatti sono restato l'unico fondatore del Disagio, perché di batteristi penso che siamo al decimo circa, chitarristi quinto, bassisti fortunatamente secondo, e io imperterrito non mollo mai. Quindi niente, abbiamo attraversato le varie ere mantenendo sempre coerenza musicale, soprattutto senza mai lasciarci trascinare dalle mode, dalle tendenze e di quello che succedeva attorno a noi. Avevamo uno stile e poi ovviamente ogni musicista che passava portava la sua influenza in maniera costruttiva nella band, però pur mantenendo comunque un marchio nostro riconoscibile e spero apprezzato. Savino, parliamo del vostro sound. La base death metal si intervalla a passaggi più lenti e anche melodici con molta versatilità dal punto di vista vocale, passando dal growl al cantato pulito. Questa è una cosa che avete aggiunto ed è arrivata col tempo, l'avete fatto fin dall'inizio. Parlateci un po', insomma, del vostro sound e di come vi definite dal punto di vista musicale. Lo stile musicale non è così semplice da inquadrare, nel senso non è facilmente etichettabile, perché è un connubio, diciamo, tra death metal, heavy metal, il death metal melodico, è un insieme di varie cose, un cantato aggressivo, growl, ma talvolta pulito. Un tempo addietro avevamo voci femminili, flauto, abbiamo avuto il periodo anche con il tastierista e quindi alcune cose potevano tendere un po' anche al black. È tanta roba, non riesco a definirti un genere. A me piace definirlo heavy death metal perché racchiude un ampio spettro di tipologia. Nel momento in cui tu ti dai una definizione ti metti già un'etichetta e ti incaselli in una scatola e da lì non esci più. Quindi preferisco che la gente ci ascolti e se ne sente bisogno ci definisca come meglio crede. Ecco, 2022, quali sono i progetti per questo nuovo anno? Allora, il progetto è non fare progetti, perché in quasi 30 anni all'inizio sai, parti con l'entusiasmo, con la voglia col sogno del rock and roll e tutto quello. Poi man mano ti accorgi che i progetti e tutto il resto, non per motivi tuoi,
ma per a volte circostanze, e a circostanze mi riferisco principalmente a cambi di formazione che non mi hanno mai permesso di avere una continuità per cui poter fare progetti a lungo termine. Purtroppo il bello di cominciare c'era sempre uno stop e una ripartenza, quindi progetti non ne faccio più. Allora, possiamo dire che per il 2022 stiamo terminando un EP che uscirà, presumo, in primavera, e l'ambizione è quella di suonare, che è la nostra dimensione migliore con la quale riusciamo a dare e ottenere le maggiori soddisfazioni. Vuoi parlarci della new entry di lunga esperienza in campo metal, ovviamente, la nuova chitarrista Isabella Fronzoni, detta Isa Brutal, conosciuta più come Isa Brutal, che tra l'altro ringrazio perché è lei che mi ha creato appunto il contatto con Isabella, ci conosciamo da un po' e quindi la ringrazio ovviamente. Quindi se vuoi parlarci della sua new entry. Allora, con Isa com'è successo? È successo semplicemente che circa un anno prima era venuta a sentirci una serata e dopo il concerto è venuta a complimentarsi, le è piaciuto il genere, gli siamo piaciuti i nomi e la cosa è morta lì. A distanza di un anno, quando arrivo al punto che pubblico sui social, comunico che il chitarrista con cui suonavamo ha cessato di collaborare con noi, e lei ha subito commentato: mi dispiace ragazzi, sarà dura trovare un degno sostituto e bla 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 bla. Al che ho preso la palla al balzo, l'ho buttata lì così e gli ho detto: sei sicura? Vuoi provare? E era stata un po' non se l'aspettava, e io ho detto: vabbè, se vuole provare non costa nulla, nel senso io non sapevo di preciso cosa facesse perché ahimè ammetto che non la seguivo. L'ho capito dopo cosa faceva, però si è messa in gioco, ha deciso di provare, siamo restati stupiti, piacevolmente stupiti dal fatto che si fosse subito trovata, ma anche come genere, io pensavo una cosa più, una persona con un genere più estremo da quello che avevo sentito finora, però ho visto che si è adeguata immediatamente al nostro genere, è venuta subito sulla nostra linea d'onda e la cosa ci piace, si collabora bene, si parla bene, non siamo più ragazzini, nessuno di noi lo è. Spero che questa collaborazione prosegua fino alla pensione. Grazie Isa. Dalla tua lunga esperienza nella musica, ci piacerebbe sapere cosa hai visto cambiare quando hai iniziato e capire oggi la tecnologia e i mezzi che sono molto cambiati, cosa hanno migliorato da questo punto di vista o peggiorato? Tecnologia e mezzi, cosa è cambiato? È cambiato parecchio. Diciamo che in questi 30 anni è cambiato di più di quello che è cambiato nel cinquantennio precedente. Però sono contento, non sono un nostalgico, non sono uno a cui manca il nastro. Mi piace digitare, ci sono tante opportunità, tante cose che all'inizio quando abbiamo cominciato non c'erano, e questo lo vedo come una cosa positiva. Di contro, diciamo che adesso c'è maggiore fruibilità per quanto riguarda social e tutto il resto. Di contro c'è una sovrabbondanza di informazioni, una ridondanza di informazioni che ti portano un po' a... è troppo, e quindi da quel lato lì forse sono un nostalgico quando andavo a prendere la mia rivista in edicola e a leggermi gli ultimi album delle band uscite
o le interviste che c'erano su. Adesso ho un continuo, costante, 24 ore su 24, sei bombardato da notizie, da band che si formano, da band che si sciolgono, da album che non ho voglia di stare dietro a tutto questo. Questo un pochino mi rallenta. A livello di esperienze live, cosa hanno vissuto i Disagio e quale quella che ricordate con più entusiasmo? Beh, i live sono il motivo dell'esistenza della band. Senza di quelli non credo che questa band abbia motivo di esistere. Abbiamo suonato praticamente in qualsiasi tipo di condizione, situazioni, dal barettino di quattro gatti a festival con 3.000 persone davanti e comunque al di là della dimensione di come sei, lo spettacolo deve funzionare. Tu devi comunque sempre dare il meglio, sia che sei davanti a due persone che sei davanti a 1.000. Quindi il tuo approccio non cambia. Sicuramente un pubblico partecipe, numeroso, ti carica di più, ti spinge a dare sempre di più, ma tu parti dal presupposto che comunque dai il massimo che puoi dare in quel momento. Per quanto riguarda i locali, forse all'inizio notavo un maggior rispetto della band. Venivi trattato diversamente, non veniva contestato nulla, cioè c'era più rispetto della band. Poi con gli anni, col subentro, non tanto delle cover band, perché quelle sono sempre state, ma dei tributi specifici, e i locali hanno visto che il tributo ti garantisce un incasso, giustamente, perché loro fanno il loro lavoro, non è la nostra passione, è il loro lavoro, quindi loro ci devono campare di quello. Io comprendo i locali che preferiscono i tributi rispetto a band di inediti. Non ci posso fare nulla, io faccio inediti, io faccio roba mia, io non ti porto i pullman di gente, non lo so, e sono discorsi diversi e viaggiano su binari diversi, quindi è anche inutile compararli. E quello che volevo dire è che comunque i live sono una dimensione fondamentale per poter esprimere quello che sei. Ci sono band che ascolti il CD, sono bellissimi, ma dal live salta fuori tutto, e viceversa. CD che magari non sono così prodotti in maniera eccelsa, ma la live ti butta in cimone. Se dovessi stilare una piccola classifica dei musicisti che ti hanno folgorato e influenzato, quali, Savino, mi diresti? Allora, fare un elenco di band che mi hanno influenzato la trovo riduttivo. Nel senso, ognuno di noi, sono cresciuto come musicista e cantante con molti input di tutto ciò che ascoltavo, metal o non metal. E quindi il fatto che possa trasparire nel mio stile una somiglianza con qualcuno non la reputo un'influenza, ma la reputo come il non essere riusciti a metabolizzare questa influenza e rendendola tua, originale, a modo tuo, reinterpretandola in base alle tue caratteristiche. Ecco, se quando canto mi dici assomigli a questo o assomigli a quello, lo vedo come un fallimento. Io voglio essere l'insieme di quello che mi ha formato in una cosa nuova, non in un imitatore di questo o di quello. Direi che abbiamo un'ultima domanda da fare: quali band della scena nazionale e internazionale attuali, diciamo, ti colpiscono maggiormente? Se ultimamente c'è stata qualche band, appunto nel panorama metal, che ti ha così folgorato? Beh, anche qui purtroppo non riesco a darti una risposta su chi mi abbia folgorato o meno in tempi recenti. Come ti dicevo prima, la sovrabbondanza di informazioni che abbiamo di ogni genere mi porta a distaccarmi da tutto questo, mi porta a non ascoltare, a non leggere, a non entrare più di tanto. Sento una band, mi piace, ascolto il pezzo, finisce lì,
vent'anni fa, sentivo una band, ascoltavo un pezzo, mi piaceva, andavo a trovarmi la discografia e tutto ciò che trovavo su di loro. Ora questa cosa non c'è più, non sarà l'età, sarà che c'è troppo di tutto, ma non riesco ad approfondire bene quanto dovrei, magari band che ascoltandole apprezzo, e, ma purtroppo non approfondisco. Quello lì è una mia mancanza, so. Che ci vuoi fare? Direi che ringrazio molto i Disagio, Isa Brutal, ringrazio Samino per essere stati con noi. Aggiornateci sempre su tutto ciò che succede all'interno della vostra band, così possiamo seguirvi, e fatto attraverso il nostro gruppo Facebook Under Metal Flag. Quindi non mi resta che salutarvi e lasciarvi la parola per le ultime delucidazioni sulla band. Grazie, stay metal, a presto. Grazie infinite per l'opportunità. Come ti dicevo, adesso se riusciamo entro la primavera faremo uscire questo EP, e dopodiché vediamo di condire il tutto con qualche live e vedere il vento da che parte tira, se è a nostro favore o se è a nostro sfavore. Se sarà favorevole ci vedremo ancora e avrai di parlare di noi, altrimenti no. Però non importa, noi continuiamo sempre imperterriti con la coerenza che ci potrà distinguere. E tutto qua. Grazie infinite. I repent on the hellish committees, fainting famous acts. Today I curse the hour that I'd launch what anyone way. How to kill a man who are part of